Un'incidenza del 29,8%, quasi la metà di quella prevista per il passaggio in zona bianca. Il Veneto ha tutti i parametri per approdare il 7 giugno alla fascia di minor rischio. Nella conferenza delle regioni, e il ministro lo ha recepito, in zona bianca cade il coprifuoco e si anticipano le aperture che il decreto prevedeva per il 15 giugno. Se restiamo in zona bianca, bisogna che ci mettiamo tutti d'impegno, significa comunicare al mondo intero, e lo comunica il Veneto, non la Repubblica delle Banane, che noi non abbiamo più il coprifuoco. Cioè, questo sulla stampa internazionale ci sarà, perché il Veneto ha il 67% dei 72 milioni di turisti che vengono qui, sono stranieri. Cioè, partire da Berlino, da New York o da qualche altro posto in giro per il mondo e sapere che devi andare sul territorio del turismo dove c'è il coprifuoco non è il massimo della vita. Lo sguardo però va oltre l'estate, ad ottobre, quando potrebbe essere necessaria la terza dose di vaccino. Per monitorare l'andamento del virus sarà stilato un bollettino con la specifica dei ricoverati non vaccinati. Il Veneto sta lavorando anche per trovare una soluzione per le discoteche, al momento in realtà per le quali non è stata definita alcuna certezza. Molto vicino a Luigi Brugnaro, il presidente del Veneto commenta così l'esordio del sindaco nell'agone politico nazionale. Penso che ognuno poi avrà il suo corso, cioè non... sentite, no... è un'esperienza nuova, vedremo che evoluzione avrà. No? Non mi è mai piaciuto parlare e giudicare i progetti degli altri, tutti hanno diritto di fare, cioè non ci vedo un problema, sinceramente.